Abbiamo battuto la squadra che aveva fatto più punti nel girone di ritorno, no? Ne venivano da 3 vittorie e 2 pareggi, quindi una buona squadra. Penso che la vittoria è netta, meritata. Abbiamo palleggiato il primo tempo, li abbiamo presi. Loro hanno cambiato sistema di gioco, noi avevamo preparato una partita. Quando ho visto la formazione mi sono accorto che l'hanno fatto per toglierci la profondità di Tremolada. Infatti Luca non riusciva a trovare spazio tra le linee, noi siamo andati in ampiezza. Penso che abbiamo legittimato, non abbiamo rischiato quasi nulla se non qualche palla lunga. Abbiamo sbagliato 3 gol nell'uno contro uno su ripartenze nella zona di destra. Penso che bisogna essere fieri e orgogliosi di questi ragazzi, di questa squadra. Questa era una squadra quasi totalmente rinnovata, no? Aveva bisogno un po' di tempo. Io ho sempre detto anche nei momenti di grande difficoltà, quando molti erano pronti a cantare il De Profundis, ricordo la partita dopo la Lucchese, no? Io dissi sempre che ci credevo, che ci avremmo salvato senza le penalizzazioni. Oggi, addirittura a tante giornate dalla fine, penso che abbiamo messo 10 punti di vantaggio sui play-out. Sfido chiunque prima del campionato che in questo momento noi avessimo questa classifica. Abbiamo battuto una squadra forte, difficilissima da battere, con una grande prestazione sotto il profilo della qualità del gioco in alcuni frangenti, sotto l'espressione tattica e sotto l'espressione della cattiveria e del sano, chiedo venia, agonismo. Quindi abbiamo fatto un grande passo in avanti. Io faccio allenatore di calcio, non faccio il calzolaio o il macellaio. Sono un meritocratico. Una grande frase in uno dei film più belli che ho visto, che mi emozionano ancora oggi a vederlo, c'è una frase che dice: quello che fai per te rimarrà con te, quello che fai per gli altri echeggerà nella storia. Pensateci bene a queste parole.